Il Comune di Prato è impegnato a partire dal 2014 in una strategia urbana che cerca di tenere insieme pianificazione urbanistica, pianificazione ambientale, insieme a temi di prevenzione sanitaria. L'obiettivo è quello di costruire una città che affronti il tema dei cambiamenti climatici, ma che faccia questo in una logica di inclusione sociale e soprattutto di prevenzione sanitaria. Nel fare questo si è posto una grande attenzione e centralità al tema ambientale. Tema ambientale che è stato interpretato come la città debba assumere una nuova relazione con la componente naturale al suo interno. Questo significa che a Prato, a partire dal piano operativo che è stato approvato nel 2018, si è costruita una visione della città in cui si è ribaltata in qualche modo la visione tradizionale dell'urbanistica, in cui si andava a pensare dove costruire gli edifici e dove invece non venivano costruite, erano aree verdi, ma si è portato alla centralità delle strategie verdi, pensando alla città come un insieme di linee, grandi aree, punti verdi, quindi grandi greenways con valore ecosistemico, al cui interno insistono de delle isole costruite nelle quali applicare delle strategie di economia circolare alla scala urbana. Questa visione della città è stata premiata recentemente dall'inclusione della città di Prato tra le 100 città climate neutral che la Commissione europea ha selezionato per sperimentare entro il 2030, e quindi ben 20 anni prima rispetto alla scadenza del Green Deal, la neutralità climatica in 100 città europee sopra i 50.000 abitanti. Prato, quindi, è una delle 9 città che è stata selezionata in questo lavoro, che ha promosso a questo punto un programma complessivo che si chiama Prato Carbon Neutral, che sta diventando la visione della transizione climatica della città in tutta una serie di azioni. Prato Carbon Neutral si compone di 4 missioni. Una è relativa alla governance, quindi come la città nel suo insieme, in tutte le sue componenti, si debba muovere verso questa direzione. Una è l'acquisizione dei dati che oggi le città hanno in grandissima quantità per effetto della sensoristica che può essere installata o dei dati Sentinel, per esempio, sistema geostazionario satellitare europeo, che fornisce una serie continua di dati sul metabolismo urbano e quindi ci permettono alle città di fare delle scelte consapevoli e politiche guidate dai dati. Poi c'è tutto il tema dello stoccaggio della CO2, quindi le azioni che possono e debbono essere fatte attraverso interventi di forestazione urbana. E poi c'è la grande missione che è quella della riduzione delle emissioni di CO2 e quindi lavorando sull'efficientamento energetico degli edifici, sull'efficientamento dei sistemi produttivi. A Prato è una città manifatturiera con uno dei più grandi distretti tessili del mondo, tutta la parte relativa alla mobilità e quindi tutta una serie di azioni che vanno nella direzione di tenere insieme strategie, politiche attive e anche interventi e investimenti pubblici. Tutto questo è entrato all'interno del nuovo piano strutturale della città. Piano strutturale della città che conferma la vocazione iniziata appunto nel 2018 con il piano operativo, pone nuovamente al centro il tema ambientale, quindi riducendo in modo drastico e radicale il consumo di suolo agricolo e puntando però su un tema nuovo e innovativo, che è quello di pensare che le aree industriali esistenti, soprattutto quelle pianificate a partire dagli anni 80, quindi i cosiddetti piani industriali, possono diventare una risposta a due grandi temi. Questa è un'area metropolitana con grandissima potenzialità economiche, non esistono edifici industriali dismessi, anzi c'è una richiesta enorme di questi. Le nostre aree industriali si collocano quindi all'interno del sistema metropolitano Firenze e Prato Pistoia, che ha una serie di comparti economici molto forti. Queste aree sono collegate molto bene tra di loro attraverso sistemi di logistica, attraverso sistemi di mobilità. La sfida è quella di lavorare in queste aree che sono completamente occupate, hanno una vocazione molto forte rispetto al tema, ai temi distrettuali, dare loro anche una vocazione ambientale. Queste aree infatti sono delle aree che hanno problematiche ambientali enormi. La sfida allora qual è? È quella di costruire sulle fabbriche, quindi ampliare questi edifici al di sopra di loro stessi, quindi costruendo dei nuovi comparti industriali al di sopra di quelli esistenti, ma dando la possibilità a chi costruisce di avere sgravi fiscali, incentivi e portando queste aree a entrare a far parte di una visione verde in cui questi grandi comparti industriali, oltre ad affrontare temi di necessità di aree, diventino anche comparti climate neutral, carbon neutral e grandi pile in qualche modo attraverso le comunità energetiche per fornire energia a tutta la città.